Ciao Lollotti, eccoci qua di nuovo con un altro video. Questa volta si parla di Canal City, che è praticamente il negozio più grande che c'è a Fukuoka. Oh, negozio, mi correggo, il centro commerciale più grande che c'è a Fukuoka. Canal City potrebbe essere paragonato come il Ticino, come il nostro, come si chiama? Foxtown? E Grancia. Per l'Italia non lo so, perché voi avete diversi grandi magazzini, diversi posti outlet. E qui è pieno di negozi di marca, quindi adesso non saprei dire cosa potrebbe essere in Italia. In Svizzera interna neanche, perché anche lì c'hanno sicuramente qualcosa simile a noi, quindi non lo so. I nostri piccoli centri commerciali, che già per me sembravano enormi, al confronto di Canal City non valgono una sega, sono proprio. In ogni caso, non è che posso fare vedere tutte le marche, non farò, non ho potuto, cioè, nessuno mi paga per far vedere le marche di dove, dei negozi, c'è di tutto, c'è cinema, teatro, ristoranti, bar, cose di marca, fai da te, tutto, c'è di tutto lì, potresti viverci. Secondo me c'è anche un albergo, perché c'è un business center pure, quindi per fare, come si dice, raduni commerciali o anche, penso, come si chiamano già, fiere. Sì, fanno anche concerti lì, di tutto, veramente, veramente di tutto. Intanto però vi lascio, ecco qua. Ok ragazzi, questo è praticamente il Canal City, dove ci sono un sacco di negozi. A quanto pare si può combattere anche contro Godzilla, cercherò di farlo un altro giorno. Eccolo, il cartello con scritto che c'è il bar di Harry Potter e maghi e così via. Oh, anche Space Invader. Ah no, però è l'anno prossimo. Che pacco. E faccio un giro qua e proverò a combattere contro Godzilla. La registrazione è un'altra volta. Facciamo. LOL. Quella che avete sentito prima era l'annuncio per attraversare la strada. Ci sono diversi, come questo col suono o anche con solo il cinguettio. Però, boh, è pienissimo di negozi qua sotto, tutti di marca poi. E noi facciamo un giro, giro. Ok, ci sono 5 piani. Vabbè, questa parte ne ha solo due, poi c'è l'altra parte con 5 piani. O anche di più, non lo so. Tutte marche, tutte marche. Adesso andiamo a cercare un punto ideale per combattere contro Godzilla e soprattutto per il bar di Harry Potter. Andiamo, andiamo, al bar Harry Potter. LOL. Ecco, qua siamo già sulla strada giusta. Cacchio, dove posso stare? Pizza? No, grazie. Penso che tutta questa parte sia Canal City anche gigantesco. Mamma mia, parte no, parte sul centro, porca lunga lunga ragazzi, lunga lunga. No, l'ho trovato Godzilla, non è però questo che devo combattere. Vado. Vedete ragazzi, c'è scritto qua, si può attaccare Godzilla. Adesso provo a vedere come funziona, un'altra volta porterò la fotocamera per fare il video anche dell'attacco. Ok? Ah sì, giusto. La cosa di Godzilla, alla fine ho scoperto
che è di notte, cioè alla sera quando è buio, quindi io non potevo andarci in ogni caso a combattere contro Godzilla, però c'è. L'ho visto una volta brevemente, quando sono andata con i miei amici a cena fuori. L'anno prossimo c'è, cioè, Space Invader, quindi col telefonino puoi fare ciu 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 ciu. Deve essere stato molto divertente, ma purtroppo no, non ci sono potuta andare. Amen. Non sarà l'ultima volta che potrò fare una cosa del genere, nel senso sì, forse a parte che Godzilla dovrebbe esserci sempre, altre cose ci sono solo di rado. Comunque adesso vi faccio vedere un'altra cosa super figa, ecco qua. Ecco ragazzi, ho preso il Gran Barry di Grifondoro. E poi mi hanno portato uno di quei libri là sopra e mi hanno detto prendi un cartoncino, adesso non so che cacchio c'è dentro, come si apre. Oh wow! LOL! Ma che bello il pancake! Bello, 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 bello. Poi dopo mi fanno, ah, se fai la foto, tocca il pupazzo. What? LOL. Che bello, 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 bello. Ragazzi, è una bontà. Ho dovuto girarlo perché non riuscivo a guardargli la faccia. Guarda, continua a guardarmi. Allora, anche le spagnolette dentro, che buono. Buono sto pancake, porca vacca. Sì, il bar di Harry Potter, certo non è la fine del mondo, che ci sia chissà quanta roba, non è come vedere il castello di Hogwarts agli Universal Studios, nel senso quello era molto più figo, vedere, come si chiama, Diagon Alley, comprarsi il cioccolana, e che cavolo, che ho mangiato, era duro come il sasso. Andate a guardarvi il video dell'Universal Studio, mi pare il secondo, che c'ho la parte di Harry Potter. Qui è un po' Harry Potter e gli animali misteriosi, dove trovarli, non mi ricordo più il titolo, scusate. È stato bellissimo e buonissimo, volevo tornarci, ci sono tornata ma non ho mangiato più niente. È piccolo, molto molto piccolo, non è come l'Universal Studio ovviamente. Era buono quello che ho mangiato, era molto carino, sono stati molto gentili, mi sono sentita bene quel baretto lì. In teoria, da come mi ha detto la scuola, doveva essere un bar temporaneo, ma penso che l'hanno prolungato, non so fino a quando, perché poi dovrebbe venire qualcosa di Space Invader. E adesso però non so se lo vogliono mantenere comunque, visto che va tanto. È probabilissimo che lo prolungano o che lo tengono fisso e cambieranno il posto del Space Invader, perché una volta c'era anche, penso, il bar di One Piece, che era nello stesso posto probabilmente, e poi l'hanno sostituito, che va ciclicamente. In teoria quando dovevo andare lì non doveva esserci già più, ma quando ci sono ritornata anche a marzo c'era ancora, quindi non so esattamente fino a quando lo prolungano. È così, in Giappone cambiano spesso le cose. E ci sta, non è brutta come cosa, porta sempre un po' di freschezza, un po' di novità, cosa che vorremmo anche un po' avere in Ticino, un po' di freschezza e novità, qui cambiano quasi ogni settimana le cose. E ti dici, non mi ricordo più dove volevo comprare una cosa, e non c'è già più. In questo caso, qui a Tokyo, diciamo, è come per le fiere, se vedi una cosa o la compri subito o aspetti che la trovi in un posto economico. E ti dici, quindi cosa devi fare? Comprarla subito o aspettare in un posto più economico? Oltre a dire tante cazzate, direi che chiudiamo qui il video, perché non saprei che cos'altro aggiungere, perché perdo spesso il filo, mi interrompono spesso perché arriva gente in casa e io ho il mio spazio qui di fianco alla porta, quindi si sente tutto e io non posso gridare più di tanto perché secondo me gli scalzo il cazzo a tutti quanti, anche se non ho ancora conosciuto nessuno in casa. Però sono molto contenta di avere di nuovo lo spazio per filmare e anche il tempo per filmare. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!